No, buonasera, ben trovati, 30° minuto, l'approfondimento del lunedì, come al solito, ogni lunedì dalle 21.15 Toscana TV, terza sconfitta consecutiva per quanto riguarda Montella che poi viene confermato da Rocco Commisso, per cui insomma si pensava che dopo la sconfitta netta con il Lecce ci potesse essere un cambio, questo non è avvenuto, domani si torna in campo per la Coppa Italia, la Fiorentina giocherà senza Ribéry e Chiesa. Di questo e molto altro ne parleremo tra poco, il tempo di sistemare le ultime cose e poi partiamo. State con noi. Eccoci qua, buonasera, bentrovati, 30° minuto. Allora, precisiamo subito lo studio, mentre vorrei ricordare subito alla regia che abbiamo dei problemi in questo momento in streaming, se cortesemente li possiamo sistemare. Io andrei subito a presentare lo studio partendo da Leonardo Vonci. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Sei reduce da una rotonda sul mare? Non lo so, vedo con... Hai cantato a Sanremo? Sì, sì, ho cantato a Sanremo, sì, okay. Sì. Con grande piacere Alberto Polverosi. Ciao, ciao Alberto, buonasera, grazie. Buonasera, buonasera. Al suo fianco, dall'altra parte però, di fronte, pardon, Leonardo Petri, ciao. Buonasera Leo. A tutti. Complimenti per la giacca, è elegantissima. Devo dire, ho fatto le corse. Hai fatto le corse. Giornata intensa oggi. Mario Terenari ti ha fatto stare 8 ore alle dirette. Oggi sono stato fino all'8. Va bene. Schiavizzato. Schiavizzato, va bene. Al suo fianco, l'avvocato Massimo Maglia. Avvocato, salve. Buonasera. Salve a tutti. Un bacio a Greta Beccaglia, ciao Greta. Ciao Simon, come sempre per interagire e intervenire con noi al numero 342-1971-871 e in più sullo streaming su Toscana TV e su violanews.com. Allora ringraziamo come sempre Saverio Pestuggia per quanto riguarda lo streaming su Viola News. Allora partiamo subito da Alberto Polverosi. Alberto, allora la situazione a mio modo di vedere è drammatica, insomma, Argentina, tre sconfitte consecutive. Più che altro con squadre Verona, Lecce, che sulla carta erano quelle candidate alla retrocessione. Il presidente ha confermato il tecnico, ma obiettivamente è da confermare secondo te oppure no? La situazione mi sembra un po' di difficile lettura, anche perché i numeri sono contro questo allenatore in maniera netta. Ma, secondo me non era da confermare nemmeno all'inizio della stagione scorsa, ma no perché... per il valore di Montella, ma perché si era indubbiamente rotto un meccanismo che aveva, secondo me, bisogno di un altro allenatore per ripararlo e per ripartire. Se Montella fosse arrivato quest'anno, probabilmente non avremmo, non ci sarebbe a Firenze tutta questa, come posso dire, impazienza nei suoi confronti. Probabilmente lo vedremo come un allenatore in difficoltà, però che aveva fatto bene all'inizio della stagione, aveva fatto degli ottimi risultati, delle buone partite e poi dopo si era fermato. E invece lo colleghi per forza alla stagione scorsa, perché certo, lui è l'unico anello di congiunzione fra le due stagioni. La stagione, il finale della stagione scorsa è stata, rispetto a ora, è stato molto peggio rispetto a quello che sta succedendo. Da qui nasce, secondo me, questo desiderio, questa voglia di liberarsi di Montella. I risultati, il gioco in questo momento sono pessimi, è inutile, però va detto due cose. La prima è che è vero, lo dici te, sono due neopromossi, ma il Verona è una squadra che gioca a calcio, che è una squadra che aggredisce, che è
si vede benissimo, l'allenatore è figlio del calcio di Gasperini, la squadra ti prende al collo e se la Fiorentina viene presa al collo è cotta. È peggio, molto peggio, Montella dice il contrario, ma per me è molto peggio la sconfitta con Lecce, perché Lecce, il primo tempo del Lecce è stato il primo tempo di una squadra che non si è presentata in campo. E la Fiorentina in casa con Ribéry, con Vlahovic e compagnia cantando doveva chiudere il primo tempo chiaramente in vantaggio. Invece se vedi le occasioni sono state una nitida, una e mezzo. Lui dice 19 tiri in porta. Sì, ma 19 tiri, ma 19 tiri se tu li fai quando sei sotto 1-0, quando c'è una frenesia e come posso dire, e i nervi che ti tengono, che ti spingono a fare più di quello che è nelle tue corde, quei tiri poi non sono efficaci, certo. non arrivi nella conclusione. Insomma, io l'ho vista male, francamente l'ho vista proprio male la Fiorentina, l'ho vista una squadra annebbiata, una squadra molle, una squadra fragile. Sabato mi ha fatto proprio una brutta impressione. E domani ha un impegno che non è da due lire. Non è da due lire perché Cittadella, che chiaramente è il Serie B, che chiaramente è molto più scarso da un punto di vista tecnico rispetto alla Fiorentina, però è una di quelle squadre che giocano a calcio. E credo che la Fiorentina sotto questo profilo oggi rischi molto di soffrire. Ne parleremo dopo anche del Cittadella. Leonardo, la tua analisi non la farò uguale a quella di oggi, però cambiano un po'. Io credo che Portella sia due volte miracolato. Io credo quest'estate, quando ha ricevuto la telefonata di Rocco Commisso, fosse il primo a non credere alle sue orecchie. Cioè, io penso lui fosse il primo a non aspettarsi di essere confermato. Quando è andato a New York, lui si aspettava di essere mandato via e credo trattasse la buona uscita. Cioè, si è trovato confermato la prima volta. E oggi più o meno lo stesso, anche nella conferenza stampa, cioè, è sembrato veramente un allenatore che non crede di poter ancora fare l'allenatore alla Fiorentina. Detto questo, io non trovo, analizzando tutto, mentre a giugno, pur non essendo d'accordo sulla conferma, potevo capire la logica del fatto che comunque loro non conoscessero altri allenatori, è arrivato Pradesh, aveva già lavorato, potevo capire che rimanesse. Ora non c'è un motivo, cioè se mi chiedi perché Montella è l'allenatore della Fiorentina oggi, io non trovo un motivo valido per supportare questa cosa, perché obiettivamente la squadra non ha un'identità di gioco. Dal punto di vista della corsa e dell'agonismo siamo fra i peggiori del campionato. Ci sono limiti evidenti, oltretutto l'ambiente, la piazza è per grande maggioranza contro di lui e quindi non mi pare lui abbia il carattere per poter invertire la rotta. E soprattutto questa non è una stagione finita, cioè, siamo ancora al primo di dicembre, cioè la Fiorentina con il mercato di gennaio e con un nuovo allenatore avrebbe tutta la possibilità di fare un ottimo campionato. E aggiungo che noi stiamo vivendo un'anomalia, secondo me, senza precedenti. Cioè è cambiata la proprietà e i tre uomini chiave tecnici, cioè mi riferisco all'allenatore, al direttore tecnico e al responsabile del settore giovanile e settore femminile, sono tre residui del passato. Montella, Pradec che c'è stato e il professor Vergine. E io credo che quando si avvia un progetto nuovo sia necessario anche che loro si avvalgano degli uomini di cui hanno fiducia. Credo che questa sia stata una stagione in cui forse non potevamo fare diversamente, ma mi auguro che fra dicembre e giugno prossimo questi tre personaggi cambino completamente. Vonci, da tifoso, come si vive queste sconfitte? Ma soprattutto so che insomma anche alcuni tifosi hanno chiesto di parlare con i calciatori, so che c'è stato insomma delle iniziative. Sì, come si vive dalla parte del cuore pulsante della tifoseria? Io penso che il 6 giugno non è così lontano, il 6 giugno del 2019 non è così lontano per avere tutto e subito. Io l'altra sera ho provato veramente sofferenza, prima cosa perché abbiamo perso, ma soprattutto per quest'uomo che si fa voli di 16-18 ore per venire a vedere la sua squadra e non gli riesce a vederla vincere. Ho sofferto soprattutto per lui. La squadra arranca, non ha un gioco, non ha una sovrapposizione, però mi domando, le prime
7-8 partite abbiamo fatto anche un buon lavoro. Ti porto un esempio: Pulgar, che calciava punizioni, angoli in maniera divina, non gli riesce più a farlo. I giocatori hanno avuto in tre partite hanno avuto un capitombolo incredibile, e quindi c'è solamente da stare un attimino più tutti un po' più tranquilli, perché ancora il campanello d'allarme secondo me non è così preoccupante, e soprattutto c'è da affidarsi di questa società che è arrivata ora e che sicuramente lui vorrà vedere, vorrà capire come impostare. Chi me lo dice a me che loro non abbiano già proiettato l'allenatore per il prossimo anno e che non possono al momento prenderne un altro per traghettare fino alla fine dell'anno? Guardiamo un attimino e portiamo un po' di pazienza, ecco. Avvocato Magli, lei è sempre molto attento, il traghettatore, le cose, però la classifica piange. Se andiamo a vedere un po' la classifica, Fiorentina è una zona, non è una zona, diciamo così, difficilissima, però già alla parte destra il Milan gli è passato avanti. Insomma, guardando che la Sampdoria sta vincendo, 15, esatto, sta vincendo, e per cui da 12 passa a 15, insomma, siamo insieme al Bologna, avvocato. Ma io da sabato sera ho cambiato idea 72 volte, perché meno male. Dal licenziamento immediato subito dopo la partita con comunicato nella notte, perché pensavo che Rocco prendesse e si un po' dell'armadietto cambiata finché non si ripresentasse. Però se poi Rocco dice che bisogna cercare di risolvere la questione in famiglia, io sono con il presidente, perché la liberazione del 6 giugno io me la tengo stretta. L'unico problema è che non vorrei che questa storia di Montella andasse un po' a inclinare i rapporti idilliaci fra tifo e presidenza, e questo mi dispiacerebbe molto. Che altro fra tifo e squadra, chissà con la presidenza. Tifo e squadra, ma la squadra la fanno loro, non l'ho fatta io. Ah, no. Perché sennò se si va a vedere anche la campagna acquisti, qualche problemino c'è stato. Sì. E quindi, raga, io l'unica cosa che vorrei è non creare questo momento che prosegue di grande diglio fra il popolo viola e la presidenza. Vorrei non fosse inclinato perché si mantiene sulla panchina Montella. Poi ovviamente si starà a vedere, perché se col Torino si perde, con l'Inter si perde, con la Roma si perde, è evidente che il allenatore va cambiato. Non si discute. A quel punto vanno presi i giocatori. Anche perché non discutono a fare a questo modo. Per tanti giocatori, perché. Sì, ragazzi, ma a gennaio ma si piglieranno anche i giocatori, ma io un no, Dio, ma insomma, se ne perdono tre a fila. Sì, ma non mi pare un'ipotesi così. Da quello che vedo giocare in ultime due o tre partite. Anche perché tutti dicono, no? Ma con le grandi si è fatto bene. Sì, ma non è la stessa squadra. Questo lo dice anche Montella. Io vorrei ricordare a Montella che trattasi di una squadra diversa, perché te affronterai queste partite sicuramente senza Ribéry, sicuramente senza Pizzella e al momento senza Chiesa, di cui ci sono persi, diciamo, le tragiche. Quindi questa è una squadra... Non pare poco, obiettivamente. E quindi diventa una squadra abbastanza mediocre, senza abbastanza. Tant'è vero che oggi siamo preoccupati per incontrare Paleari, Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti, Vita, Pavan, Branca, D'Urso, Rosagio, Dià. Però questo non è Branca. No, ma Paleari è il figlio del portiere? E Rosagio, speriamo non ce lo tocchi, Adagio. E via. Voci, no, giallo per te. A questo punto ci dobbiamo fermare, ci sono i suggerimenti commerciali, Voci ammonito, ci sono i suggerimenti commerciali e poi messaggi concreti. State con noi tra poco. La qualità della vita è determinata in buona parte dalla qualità degli ambienti in cui viviamo. Saint-Gobain e l'Ogli Massimo hanno unito la loro esperienza nel campo del comfort abitativo per creare dei sistemi integrati di altissima qualità. Perché la qualità del nostro habitat determina la qualità della nostra vita. Abituiamoci al benessere.
lavori di casa mia, sono entrato nel mondo degli infissi in ferro e in alluminio e delle ringhiere. Ho scoperto la bellezza di un cancello, ho ristrutturato le scale e mi sono regalato le tende da sole. Poi ho scoperto una novità incredibile, gli infissi in PVC, fantastici e funzionali. Tutto in un solo nome, GS di Galardi Simone, un'azienda giovane, dinamica, professionale. GS di Galardi Simone, il mondo degli infissi con novità assoluta. Il PVC, a Scandicci, località Olmo. GS di Galardi Simone.it. Nuova Kona Hybrid è qui. Nuova Kona 1600 Hybrid con DCT tua da €22.600, solo con finanziamento Hyundai Gold, anche sabato e domenica. Francesco, centralissima nel cuore di Prato, in via Santa Trinita 32, aperta tutti i giorni dell'anno dalle 7 alle 20. Nel dehors esterno o nella storica sala interna, Caffetteria San Francesco può accogliere tutti i vostri eventi, cene aziendali o private, feste e anche catering per tutte le occasioni. Sempre aggiornata sulle ultime novità per il lavoro e per il tempo libero. Sempre pronta a soddisfare la clientela. Sempre all'avanguardia nella tecnologia su quattro ruote. Lo diresti che ha 70 anni? Car, concessionaria Fiat, Lancia, Abarth, festeggia i suoi primi 70 anni. E tu, da quanto tempo la conosci? Scopri le ultime offerte nelle sedi di Firenze e Sesto Fiorentino. www.carfiat.it. Car, muove la città. Eccoci qua, ben ritrovati dopo la fascia pubblicitaria. Allora Greta, andiamo avanti con i messaggi. Sì, prima dei messaggi volevo dirvi le parole di Rocco Commisso, è margine della Hall of Fame, sono uscite adesso, conferma la fiducia in Montella. Ha detto le stesse cose del post partita con il Lecce, le tre sconfitte non mi sono piaciute, siamo una squadra, una famiglia, lo hanno detto sia Montella che Paradè, ognuno deve aiutare l'altro. Considero quello che succede ogni volta. Tanti messaggi invece per voi in studio, tre sono i problemi principali, poca forma, poca resistenza mentale, Montella lo stanno esonerando i calciatori. Montella ha perso lo spogliatoio e mai preso i tifosi. Un sostituto per Montella? Allora, vorrei fare i complimenti prima a Commisso e alla Fiorentina che per la prima volta si sono presentati ufficialmente alla Hall of Fame. Questo non era mai esistito nell'era precedente, per cui devo fare i complimenti perché noi diciamo le cose sempre come stanno. Giusto. E mi piace sottolineare questa bella iniziativa della società Viola a presenziare la Hall of Fame della Fiorentina. Erano anche alla scena delle Glorie Viola. Anche alla scena delle Glorie Viola. Altra cosa mai accaduta. No, probabilmente quella è una cosa che... Però insomma, voglio fare proprio i complimenti per quanto riguarda Commisso alla Hall of Fame. Allora, parlavamo prima anche della formazione, delle cose. È vero, Alberto, tutto questo. Però è vero anche che questa squadra, analizzando le altre squadre che noi vediamo molto in televisione, perché però è una squadra che è sulle gambe. Cioè, mi sembra una squadra che va da una all'ora rispetto alle altre. No, davvero. Come ritmo, no. E si vede anche, scusami se ti interrompo, che Ribéry fa molto movimento, però con Vlahovic mi sembra che non ci sia intesa, non si capisca, non lo so. Questo non voglio dire, quante partite hanno giocato insieme Ribéry e Vlahovic? 3, 4, 15, non è che poi, io credo il problema non sia, certo, è l'intesa anche fra Ribéry e Vlahovic, come invece sembrava fosse un punto di forza l'intesa fra Ribéry e Chiesa, perché basta ricordare Parma con l'Atalanta, lì è stato proprio il massimo da questo punto di vista. Però io penso che il problema della Fiorentina sia
la parte offensiva della manovra, più di quella difensiva, anche se le ultime partite hanno preso un sacco di gol. La parte offensiva, perché la Fiorentina gioca con un solo attaccante vero, sempre. Prima era Chiesa e ora è Vlahovic. Gioca con Ribéry che va a prendere la palla sulla linea di metà campo e attacca con la palla Ribéry, non attacca ovviamente, vista l'età, visto il ruolo, vista la dimensione tecnica, non attacca senza la palla. Quindi Ribéry, quando salta un uomo, alza la testa in area, ne trova uno. Ora, io credo che attaccare, essere presente in area con un giocatore solo, a difesa spesso schierata. Si diceva prima, o quel giocatore Lewandowski, se lo fanno da solo, o Higuain, o è Suarez, allora forse può succedere qualcosa, ma se è Vlahovic, o se è Pedro, o se è Chiesa stesso, o se è Boateng, è un problema. Anche perché la Fiorentina gioca con tre centrocampisti, diciamo centrocampo a tre. E il centrocampo a tre, uno resta, dovrebbe essere Badelli, che mi sembra... non abbia proprio la possibilità di andare, ma certo. Due devono andare, perché se ha una punta e l'altro, che invece è Pulgar, che resta pure lui e va solo Castrovilli, io com'è possibile? Cioè deve venire fuori un miracolo per far gol. Ecco perché mi sembra il ritmo, è vero, anche per me, soprattutto nel primo tempo contro il Lecce, non mi tornava sul piano dinamico, sul piano dell'aggressività, e Lecce era inerme, era una squadra che non presenta se stessa, e la Fiorentina l'attaccava a un ritmo, diciamo, chiamiamolo blando, va bene. Invece lì vedi la squadra in difficoltà, che non è dentro al campo, la devi aggredire, ammazzare. Invece la Fiorentina questa forza non ce l'aveva. Ma io credo sia proprio un problema di impostazione, ecco, non mi torna come imposta la Fiorentina Montella, no? C'è sempre qualcosa che non va, peraltro ha ragione. Poi prima quando diceva Pulgar, almeno prima, perché serve uno che sappia battere le punizioni, i rigori e i calci d'angolo. Adesso in questo momento sembra involuto anche sotto questo profilo. Quindi a centrocampo, dove hai un giocatore come Castrovilli, a cui hai dato tutto il peso della creatività, perché Badelli la cosa che crea è il passaggio fra me e lui. E Pulgar lo stesso, uno che sta lì, contiene, si guarda circospetto e poi dopo e ti ricordi in 13 partite, sì, un lancio di Pulgar, no, una giocata di Pulgar che t'apre, che ti spara, non c'è. Di Badelli nemmeno, è un problema, Questo è un problema. E poi è stato cancellato Benassi troppo presto, secondo me, perché Benassi è mai presentato Zurkowski. Intanto è il nostro capocannoniere dell'anno scorso, e soprattutto perché in fase offensiva uno la porta la può anche vedere in una mischia, insomma, è un giocatore strano, però è un giocatore utile, che in panchina potrebbe stare in qualsiasi squadra di Serie A. Quindi secondo me c'è... No, secondo me si sale meglio l'Inter. A parte Juventus, Borca Valera ancora nell'Inter. Quindi non mi ha cancellato Zurkowski, per dire. Io penso sia andato allo psicologo dopo Verona, perché un giocatore che non gioca quando mancano tutti, lo deprimi, lo ammazzi. L'altra sera quando ha messo Gezal a piede invertito, che mi ha fatto arrabbiare tantissimo perché non ce la faceva con il destro e rientrava sempre e lo rimarcavano, metti Sottil, è il cambio più naturale. Cioè a volte va a impelagarsi in delle storie allucinanti, poi a fine partita io con un motorino, chi va a macchina accende la radio e ride e l'è contento, si è fatto 200 tiri, monte d'azioni, lo ha perso. Quindi vabbè, la pazienza, poi dopo il Fiorentino sale un po' fumino e dopo subentra. La gestione però fisica è una gestione di Montella, che mi ricorda quando Gattuso si entrò al posto di Montella, subentrò e disse: questa squadra è sulle gambe. Ma non solo, un mese prima mandarono via i preparatori. Anche da casa di stanno dicendo la stessa cosa. Non è la prima volta. C'è un motivo per cui questo debba fare l'allenatore della Fiorentina, non ci crede nemmeno lui. No, lui oggi aveva belle prenotate in ristorante a Roma, no, perché sapeva di non essere più a Firenze. Questo sono convinto, anche perché se noi andiamo a vedere, Mihajlovic fu cacciato per molto meno. Ora ella fu una stagione parecchio Però una situazione difficile come quella, però fu cacciato per molto meno. Però io credo che Vlahovic, cambiando argomento, abbia un problema ulteriore. Lui deve fare un salto di qualità mentale,
capendo che non è più il centravanti della primavera, ma gioca in Serie A. E per giocare in Serie A bisogna avere nella testa l'idea di fare il calciatore, sia dentro che fuori dal campo. Perché tu dici che la sera ancora lui tardi, è un giocatore della primavera che fa tardi la sera, eh? Tanto se il fine settimana vince, perde, non è. E invece bisogna che lui, da questo punto di vista, capisca che per fare il centravanti della Fiorentina bisogna essere centravanti della Fiorentina tutta la settimana. Più applicati, eh? Più applicati. Greta, dicevi qualcosa, visto prima che eri subentrata. Sì, riguardo a quello che dicevi su Gattuso, sì, che comunque ti danno ragione. Come sappiamo bene, l'allenatore paga per tutti, ma ci manca un attaccante top. Vlahovic diventerà fortissimo, ma oggi dimostra tutta la sua gioventù. E anche su questo vi danno ragione. Diamo un'altra opportunità a Montella, altre due partite, se finisce a stecca allora si cambia. Bisogna Roberto da Montecatini. Però sull'allenatore voglio chiedere una cosa. Sì. Allora, perché? Per manca due minuti, eh? Ma io gli fo la domanda, poi. Sì, io rispondo un meglio. 30 secondi. Allora, intanto tutti i traghettatori ci sono in casa. Perché penso Bigica. Che, no, meglio i Prandelli per arrivare a giugno, non ci possa essere. Tra l'altro ora è Batistuta anche annunciato di essere nello staff suo. È un allenatore che compatterebbe tutti, tutti sarebbero comunque contenti sotto il profilo umano. Ha fatto 3 mesi a Genoa, ne può fare 5 a Firenze. Fine. E te, scusami, tu dici verrebbe per 6 mesi? Verrebbe di corsa. Per 6 mesi? È stato per 3 mesi a Genoa, può venire per 6 mesi a Firenze. Però a Genoa aveva un contratto anche per quell'anno, l'ha sciolto lui. Sciolto per motivi evidenti, sì, perché gli hanno detto, cioè andato, cioè, il più grande centravanti della zona retrocessione, gli hanno levato, si è salvato. Vabbè, insomma. Però dicevo, sugli allenatori, secondo me uno come Gattuso è molto sottovalutato, perché tutti partono dal presupposto che Gattuso è solo un motivatore, ma Gattuso a Pisa ha fatto miracoli. Bravo. Perché ha fatto il direttore sportivo, l'allenatore e più pagava a trasferta, cioè faceva tutto, sì, sì. E al Milan, francamente, negli ultimi anni, per me il Milan di Gattuso è il Milan che ha giocato meglio, è arrivato a un passo alla Champions League, una squadra più un punto, non da Champions League, non da Champions. Quindi io ho tutta questa dubbi su Gattuso, cioè, se venisse Gattuso io sarei contento, sì, perlomeno vedi un po' di ma no, vedi anche secondo me una squadra, per me il Milan di Gattuso aveva un senso, lo sai il problema secondo me di Gattuso, no, di Gattuso. Il problema è che storicamente siamo abituati a vedere la Fiorentina, come posso dire, tecnica, usiamo questo termine, con Prandelli era così, col primo Montella era così, con Paolo Sosa era così. Gattuso rientra secondo me in un gruppo di allenatori che sono un po' più alla Gasperini e quindi soprattutto per gli osservatori, per chi guarda da fuori, il cambiamento è notevole, per gli spettatori è totale. 180 gradi, ma anche per noi che siamo abituati a vedere un certo modo la Fiorentina, cambierebbe. Secondo me, Gattuso, sono d'accordo con te, è uno di quelli che, siccome si presenta sempre con la parolaccia pronta, col collo grosso, le vene grosse, dal punto di vista mediatico, non si mette l'immagine. Scarpe lucide, faccio capire, ma l'anno scorso a Milano ha fatto non un miracolo, uno stramiracolo, perché quella non era una squadra, non aveva giocatori, o perlomeno aveva dei giocatori di medio livello, e l'ha portata al sesto posto, l'ha portata in Europa League, dove non c'era, il Milan. Qui, e soprattutto prenderesti uno che dà, come si dice sempre la stessa cosa, la scossa, ma da lui la scossa arriva alla fine. Cioè, dopo lui, i giocatori dopo mette le mani nella spina, cioè, capito? Ecco, è uno sotto questo profilo, tu sei c'hai la garanzia, ecco, c'hai la garanzia. Poi i giocatori, alle 6 la mattina non ritornano a casa. Tu c'hai la garanzia. Per cui ci vuole sempre, secondo me, questo refrain. Però vi voglio dire una cosa. Per quale motivo, scusa? No, cartellino. Cartellino rosso. Rosso diretto. Perché senza giacca, tu pensavi essere con Caressa oggi, senza giacca. Ci vediamo tra poco, suggerimenti, rimanete con noi.
Francesco, centralissima, nel cuore di Prato, in via Santa Trinita 32. Aperta tutti i giorni dell'anno, dalle 7 alle 20. Colazioni, pranzi, cene e aperitivi, ma non solo. Disponibile per catering interni o esterni e per eventi aziendali o feste private. Sempre aggiornata sulle ultime novità per il lavoro e per il tempo libero, sempre pronta a soddisfare la clientela, sempre all'avanguardia nella tecnologia su quattro ruote. Lo diresti che ha 70 anni? Car, concessionaria Fiat, Lancia, Abarth, festeggia i suoi primi 70 anni. E tu, da quanto tempo la conosci? Scopri le ultime offerte nelle sedi di Firenze e Sesto Fiorentino. www.carfiat.it. Car, muove la città. Eccoci qua, ben ritrovati con Leonardo Vonci, Alberto Polverosi, Leonardo Petri, l'avvocato Magli e Greta Beccaglia per quanto riguarda i messaggi e quant'altro. Ricordiamo che la Sampdoria in vantaggio 1-0 a Cagliari contro il Cagliari, gol di Quagliarella su penalty. Ti piace il penalty o calcio di rigore? Meglio calcio di rigore. Penalti. Penalti? No, sento di penalti. Sì, vabbè, lo diceva qualche altro. Lasciamo perdere. Penalities. Vabbè, lasciamo fare, Leonardo. Oggi ti vedo irrequieto. Che hai fatto oggi? Senza giacca, irrequieto. Giorno sul triangolo. Vuoi sapere la novità a pallone d'oro? Sì, volevo sapere. No. Vince Messi, secondo posto Van Dijk, terzo posto Cristiano Ronaldo. Ah, Ronaldo terzo. Il femminile chi l'ha vinto? Il? Femminile, il pallone d'oro femminile. Credo. Se l'ha vinto la Rapino? Fammi vedere. Quindi sono anche. Dove c'è la Juve? Rapino. Bonci, per cortesia. No, scusa, non però c'ha ragione, se chiama Rapino. Fermo tra qualche minuto. Va bene, il tempo, prendi il giusto tempo, visto che noi siamo in diretta, ti puoi prendere il tempo che vuoi. Allora, avvocato Magli, l'ho sentita prima una discussione con Polverosi molto, molto attenta, molto precisa. La possiamo fare anche pubblica, visto che lei l'ha fatta. Sì, si può fare pubblica. Allora, No, visto che cioè, è un problema che a me piace di approfondire. Una cessione di una, di una società, dove il presidente ci dice che lui acquista la società fidandosi di quello che gli dicono perché non fa la due diligence, che sarebbe l'operazione per controllare i vari conti. Come fa Rocco a confermare Montella o a non liberarsi del contratto di Montella? Perché mi pare una cosa che non sta né in cielo né in terra. Quindi io non vorrei che nel contratto, che non è pubblico e mai lo sarà, ci fosse qualche cosa, qualche clausola, perché non è veramente possibile che Rocco di sua spontanea iniziativa abbia alzato il telefono e gli abbia detto a Montella: sì, tu mi garbi, vieni, e si continua a fare l'allenamento. Siamo su scherzi a parte. E poi, come diceva Alberto, su un contratto fatto in precedenza di 2 anni e mezzo. Cioè, diciamo, Alberto, che i Della Valle gli hanno incartata bene. Ma è incartata. Quando l'hanno preso probabilmente pensavano di prendere l'allenatore del periodo precedente. A me non era piaciuto neanche questo matrimonio, perché era un matrimonio di convenienza. Conveniva molto alla Fiorentina prendere uno che comunque aveva fatto conosceva bene la gente, e conveniva soprattutto a Montella venire alla Fiorentina, perché l'ultimo periodo era stato una specie di tracollo. Per cui quando si uniscono si può dare bye la notizia 2-0 per la Samp, si vede Castore. Quando si diceva nel fuori onda all'inizio della trasmissione, dice l'allenatore non serve cambiare allenatore, no, visto la l'allenatore Ranieri, sono passati dallo scienziato a uno saggio, cioè, Ranieri che è uno umile nel senso del gioco del calcio, poi l'umiltà personale non la lascio fare, che mette l'uno con l'uno, i due, i tre con i tre, si vede i risultati. Senti, non mi fa parlare di Ranieri, perché se no, siccome l'ultima volta è andato via da Firenze, lo striscione era facci a magia, sparisci.
io che vi devo dire, cioè non... Allora, Ranieri è... Per un anno... Mi dai un minuto, beh, un minuto. Beh, allora, al maestro Polvere Ranieri... No, maestro, no, no, allora, Ranieri è cominciato a cominciato a Vibo Valencia, vabbè, cominciato diciamo a Cagliari, preso la squadra in Serie C, Serie C, Serie B, Serie A, salvezza, Coppa Italia, Serie C. Poi ha preso il Napoli del dopo Maradona, è stato cacciato da Ferlaino perché lui, Ferlaino voleva far fuori Massimo Mauro e lui ha detto no, Massimo Mauro gioca. Ha perso in casa, la squadra stava bene e lo cacciò. È venuto alla Fiorentina, ha fatto campionato di B, diceva beh, aveva uno squadrone. Prima giornata in testa, fine del campionato perché è arrivato in testa. Ha vinto la Coppa Italia e ha vinto la Supercoppa con la doppietta famosa di Bati, prima squadra italiana a vincere la Supercoppa italiana dopo aver vinto la Coppa Italia. È vero. Poi è andato a Valencia. A Valencia ha vinto l'Intertoto, e vabbè, poco significativo, ha vinto la Coppa del Re, vincendo con un 6-0 in casa contro il Real Madrid in semifinale, ed era la Coppa del Re. E ha messo le basi per il Valencia, che è arrivato poi in finale di Champions League due volte, perché Mendieta era con lui, il Pocho Lopez era con lui, Benitez, eccetera, eccetera. E che poi arrivò con Cooper due volte. Canizares, bravo. Poi dopo ha avuto dei problemi, sicuramente è andato a Atletico Madrid, ha sbagliato la stagione, è tornato in Italia, ha preso il Parma quando si diceva che era morto e l'ha salvato, ha preso, è andato alla Juventus, si diceva che era Juventus, da poco, l'hanno cacciato secondo in classifica, Ferrari ha preso il posto suo, è arrivato quinto o quarto o quinto, è tornato di nuovo all'estero, ha fatto l'Ester, che su questo credo, storia del calcio, credo che sia in Grecia, fece bene in Grecia, è andato, no, Grecia no, male. Grecia ha fatto al Chelsea, è andato, è al Chelsea, perse la semifinale col Monaco quando già Abramovic aveva preso Mourinho, e va bene, con tutti i discorsi, e la vinse. Poi riportò il Monaco dalla B alla A. Poi dopo è tornato, è andato in Francia al Nantes, è rimasto dopo l'Est, è andato al Nantes, l'ha salvato tranquillamente e adesso sta facendo quello che sta facendo. Quindi io a volte veramente noi parlo di noi che parliamo di calcio, scriviamo di calcio, andiamo avanti per luoghi comuni, no? Ranieri è a Roma, lo chiama, mi ero dimenticato, Roma ha perso lo scudetto per pazzi con la per Sampdoria, quella doppietta, e soprattutto perché pensa a Livorno. E perché quell'anno, poi mi dilungo troppo su Ranieri, ma è un argomento che sento, quell'anno, se ti ricordi, Lazio-Inter, con i tifosi della Lazio che darono a Formella, dissero se voi vincete contro l'Inter, vi si distrugge. Quindi, per cui noi si va avanti per luoghi comuni, no? Per sentito dire. Allora, Ranieri a Roma lo chiamavano il minestraro. È un minestrale, eccetera. Allora voi prendete la carriera di Ranieri, la sbattete su quella di Sarri, che non è un minestrale, che ha vinto, ha fatto benissimo a Chelsea sicuramente, e poi dopo ditemi voi alla fine, quando arriveranno a fondo, chi ha vinto fra un rivoluzionario, un grandissimo allenatore, e lo è, e uno invece, come dici te, umile, fa le sue cose e le mette a posto. Però è stato esaustivo su Ranieri, è sempre bello, come diceva il professor Baccani, che qualcuno ha conosciuto, sì. Il calcio è bello perché bisogna darsela a bere, ecco, uno se lo dà a bere. Però, come diceva appunto Petri, lo scienziato di Francesco prendeva 3 gol a partita, questo ne piglia uno forse, però porta a casa il lesso. E ci ha quasi ripreso. E ci ha quasi ripreso perché ora è un punto. Non è finita, No, però insomma... Somma. Greta, ci sono dei messaggi? Sì, ci sono dei messaggi. Buonasera, sono allenatore per noi in questo momento, lo Spirito Santo, lui è l'unico che ci può aiutare. Il Spirito Santo le ha Wolverhampton? È Wolverhampton. Lo Spirito Santo, davvero? Poi complimenti a Petri, che c'è anche qualche interista che lo stima. In sintesi, calma, perché la prima vera Fiorentina di Commisso sarà quella del prossimo anno. Siete d'accordo, Filippo? Sì. No, sì. Calma. Abbiamo 16 punti. Che la Fiorentina vera sarà quella del prossimo anno. Lo so, allora si è buttato via un anno. Perché non mi dire calma di nel che senso Montella... di aspettare il risultato per il prossimo anno. In quel senso. Ma ammettiamo Montella non abbia problemi, ma che si fa? L'anno prossimo si parte a Montella? No, quello è stato. E allora si è buttato via un anno. Si è buttato via un anno, l'avvocato Magni molto preciso. In parte sì. No, senza in parte, tutto. Beh.
Ma i Fradè cosa diciamo? No, aspetta, dopo. Aspetta, adesso affronta fra un po' io. Volevo fare gli auguri a uno dei più grandi portieri della Fiorentina, oggi fa 48 anni, mio amico Toldo. Ah, Francesco Toldo. Francescone, oggi compie gli anni, e quindi auguri di cuore a un grande amico, a un grande cuore viola. È veramente uno di quei giocatori che rimarrà nella storia. E quando lui raccontava di Ranieri, te devi sapere, l'unica volta che ho volato sono andato a Bari a vedere la Fiorentina con la squadra. Perché disse, a meno se casca, poi sto in paradiso e con la mattina io c'ero. Guarda, prima di tutto si metteva nella lapide. Ti metteva nella lapide. Capito? Esatto. Nella storia. Allora, dove è con il suo amico? Non piangeva mia nessuno per te, piangeva per i giocatori. Allora, nel viaggio, e pareggiamo 1-1 a Bari. Sei incredibile. Segnò Ciccio Maiano sul rigore e Ranieri tolse Batistuta. Al ritorno eravamo io e i Ciuffi a fare Svarzi davanti e si fece diventare morbido. E Bati era molto arrabbiato per la sostituzione. Certo. E Ranieri lo chiamò e gli disse, Gabriel, vieni qua. E stette tutto il viaggio, 40 minuti, no? Grazie a Dio, una cosa molto veloce. Da Bari a Firenze. Svarzi, grazie a Dio. Parlarono tutto il viaggio e quando uscimmo dall'aereo erano a braccetto tranquilli e beati. Anche lo spessore dell'uomo conta sempre in qualsiasi professione tu faccia, il carisma, l'educazione, il rispetto. Ecco, a me mi basterebbe che Rocco mi rifacesse una squadra come quella. Non è che ha detto una lira. Oggi Petri non è molto, no, Non è lucido. Non è lucido Petri. Pasticchino, non ho preso la pasticchina. Io guarda, meno è contestazione, sì, guarda, un giocatore come Svarz prende i tre centrocampisti di oggi, così, Svarz, non ti ho detto Rui, basta, ti ho detto Svarz. Sandro Hoyes. Va bene, ci dobbiamo fermare, ci sono i suggerimenti, rimanete con noi, tra poco di nuovo insieme, parleremo anche di Pradè. Ho sentito un rumore strano in garage. Una capsula al giorno di Prostamol contribuisce a favorire la normale funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Prostamol, non hai più scuse. Da oggi, anche nella confezione da 60 capsule. Pensa, in Italia nell'ultimo anno 150 casi di femminicidio, 10.000 casi di stalking, 75.000 casi di minaccia e ancora migliaia di morti per malore, persone anziane che hanno bisogno di soccorso, persone disperse. Adesso basta, possiamo cambiare i numeri. Loro non saranno più soli. Sala Operativa Italia risponde. Giochiamo in anticipo. Gruppo Securtal, servizio unico emergenza personale. Uomini e tecnologie a tutela della vita. Per info visita suep.it. Il Bar Valentina, un colpo di fulmine. Te ne innamori subito appena ci entri. Colazioni da sogno, la cioccolata e i cioccolatini. Tante idee regalo, il pane fresco. Una meraviglia. E poi, il Bar Valentina ti offre un grande servizio. Il pagamento delle tue bollette e il disbrigo di tante altre pratiche burocratiche che ti fanno perdere tempo. Bar Valentina a Prato, in via Roma, aperto dalle 4:45 del mattino. Famoso non per caso. Seguici su Facebook. Ehi, andare? Ma, un giramento di scatole. Ma? Può capire. Insomma? Ma mi riesce a tenere pulita la ditta. L'impresa di pulizia mi sta facendo impazzire. Spendo molto di soldi e le sempre sudici. O chiama la nostra. E chi sono? Illustrino Servizi. Chi? Illustrino Servizi. Ma, per me le sono tutte uguali. Poi senti, se ne occupano loro. Non si deve pensare a niente, bisogna solamente pensare al nostro lavoro. Sì, ma e quanto ti costa? E quanto mi costa? Io preferisco spendere 2 lire in più, ma sta tranquillo. Ho girato uno spot, non mi riesce tanto bene, però pulire le vostre aziende, quello sì. Contattateci su www.lustrinoservizi.it. Ciao! Da
Data Medica Montecatini, dal 1975. Accreditato e convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Prestazioni specialistiche convenzionate di laboratorio. Risonanza magnetica GE1,5 tesca di ultima generazione per lo studio di tutti i distretti del corpo umano. Mammografia digitale GE per lo studio della mammella. Radiologia tradizionale Siemens telecomandato. TC tomografica computerizzata Toshiba Aquilon 64 Slices per lo studio di tutto il corpo umano. Data Medica Montecatini. A volte un attimo, allacciarsi le cinture è noioso, però se il trattore si ribalta, rimani dentro protetto e non rischi di rimanere schiacciato. Io sul mio vecchio trattore ho messo l'arco di protezione, sia le cinture di sicurezza per renderlo a norma di legge. Purtroppo ci sono passato, adesso ci sto attento. Insieme si capisce davvero come lavorare in sicurezza. Hai visto quanto è importante parlare? L'Unione fa la sicurezza. Ah, bello. Eccoci qua, allora diamo subito la linea a Greta, ci sono diversi messaggi e poi parleremo anche delle colpe, se ci sono delle colpe, abbiamo analizzato abbastanza ampiamente Montella, ma la squadra però l'ha fatta a Pradella. Guardiamo se, anche, diamo le percentuali poi, mi sembra essere Mannheimer poi a un certo punto. Proprio prego. Anche riguardante Pradè, vi leggo questo. Prenderei Amrabat al posto di Badel, Suso al posto di Chiesa e Mandzukic come punta e Rodriguez del Milan a sinistra. Poi che vola, che un secondo, fatemi finire. Con i soldi di Chiesa e uno sforzo di Rocco si può fare. Io credo che più di 50 milioni non vale Chiesa. Volevo sapere cosa ne pensate. Io dico però, cioè non bisogna... Questi sono giocatori che bisogna pigliare, se non ora giugno... A giugno, ma lui aspetta, ma lui diceva a gennaio o a giugno? Perché è arrivato ora, ora gennaio no. È molto gennaio difficile, però dura, per giugno ci può stare. Punto di domanda. Cioè, no, ma è vero. Ha le ambizioni, ci può fare. Il mercato di giugno c'è discussione. Mandzukic io lo sostengo dalla prima domenica, lo so, vabbè. Questo sono da pieno. Magari. Ma siete d'accordo sui 50 milioni di Chiesa? No, vale di più o meno? Qualcosa di più secondo me sì. Secondo me oggi si va, se sono 50 sono 50. Ma e dipende da quello che succede. Oggi in questo momento sarebbero 25 milioni a Go. Sì. Cioè, io ma venissero oggi con 50, già, ma non lo so, via. Non mi sembra proprio. Chiesa è un giocatore strano. Per la valutazione, perché tu lo valuti, secondo me è un attaccante, ok? Uno che dovrebbe fare tanti, ma tanti gol in più. Gioca esterno, quest'anno ha giocato prima punta, quasi, anche se partiva da dietro, perché c'era dietro di lui Ribéry e poi c'era solo lui, quindi certo. Diciamo era il giocatore più avanzato della Fiorentina. Ma ha fatto 3 gol il primo anno. 6 il secondo, 6 il terzo e 2 adesso siamo alla 13ª. E sono in tutto 15 gol, 6, 12, 14, 17 gol in 3 campionati e mezzo. Per essere un attaccante esterno, e sono pochi, sono molto pochi. È chiaro che lui c'ha tante qualità, c'ha questo strappo incredibile, c'ha questa cosa che c'ha questa generosità, questa capacità di andare a difendere la bandierina sua. Insomma, non è tutto nei gol, ma resta un attaccante. Fondamentalmente resta uno che deve fare gol, soprattutto nella Fiorentina. Ecco, bravo. Perché te lo escludi che l'evoluzione di Chiesa possa essere, ti fa un esempio, all'Inter con Conte a far la faccia? No, infatti è una delle possibilità, perché se lui, cioè se al quarto anno tu questa benedetta porta e non riesci a prenderla, perché il problema di Chiesa è veramente l'istinto, e il problema è un pregio e un difetto, perché Chiesa quando gli viene il muro davanti di giocatori, per lui è come se non ci fosse, lui pum, e tira col giocatore smarcato, col terzino
che si sovrappone, lui comunque arriva alla conclusione e sbaglia questa scelta qui. Se visto non la prendi, magari, come dice Leonardo, fargli fare tutta la fascia, la corsa non gli manca, no, di sicuro. Anche perché farla. Mi veniva da ridere, se vuole andare all'Inter a fare l'attaccante, giù. No, sì, vabbè. Dai, ora scherziamo. Allora, comunque, dividiamo un po' le colpe. Prade, quanta colpa c'ha di questa situazione? Il campo dice che in questo momento la squadra è incompleta e neanche troppo equilibrata. Quindi sicuramente ha la sua parte di responsabilità. Però Prade non è un problema. Perché Prade ora farà il mercato di gennaio, poi se a febbraio non gli hanno rinnovato il contratto, sai già che la Fiorentina del prossimo anno la fa un altro, perché a giugno gli finisce, non deve fare nulla delle per me, ora ti stupirò. Con effetti speciali. Corvino Prade, ti dico questo, perché secondo me. Allora, Corvino dal punto di vista calcistico, del conoscere il calcio, conoscere i giocatori, secondo me è superiore a Prade. Il problema di Corvino è che ha smesso di fare il suo lavoro. Come? È diventato il braccio armato nell'ultimo periodo di Lavalle e di Cognini e ha pensato soltanto a fare commercio a calcio, che è una cosa diversa da fare la squadra, perché l'obiettivo era fare plusvalenza, sistemare i vari comparti e non c'era nessun obiettivo sportivo e quindi questo ovviamente ne risente. Prade lo vedo più come un direttore politico, fra virgolette, che avrebbe bisogno di un uomo di calcio che poi conosca i giocatori, conosca il calcio internazionale, costruisca la squadra dal punto di vista tecnico, perché su questo secondo me Prade è il grande limite di Prade e questo è un grande limite anche per la Fiorentina, obiettivamente. Cioè, secondo te, intanto ha accorciato le distanze il Cagliari? Perché la prima esperienza di Prade... Ha fatto un gollettino così da Angolan. Sì, ha fatto un tirettino da... Miseria. Perché la prima esperienza di Prade, vorrei ricordare che insieme a Prade vuole fare lì, uomo, mamma, che era Edoardo Massià, che tutto si può dire ma non che non conosca i calciatori. No, ecco. Sei d'accordo, quindi Alberto? Bisogna cambiare anche Prade. Allora, più conosciuto, cioè tutto questo discorso dire va a cambiare anche lui. No, ma te veramente, allora, bisogna prendere Carli. Allora, secondo me l'accoppiata migliore, ti posso dire una cosa, è Carli è Palletto. No, scusa, ma sta succedendo qualcosa a Cagliari. Di tutto, cioè, non a c'è Cagliari. Un gol brutto, non c'è. Ecco, vedi? Cioè, è una roba pazzesca. Ha riallungato la Samp 1-3, incredibile euro gol di Quagliarella. Due euro gol, uno più bello dell'altro. Uno di Rajan Angolan e l'altro proprio di... Va preso Carli, che ex Viola conosce meglio di me, Alberto. Carli è buono. Carli ha fatto una squadra. Ora entri a parlare in questo momento. Fatta, ma c'avevo soldi. Però Carli Spalletti sarebbe la coppiata migliore. Carli Spalletti sarebbe la coppiata migliore, secondo me. Però è impossibile. Portiere lì. Ma come è possibile? Carli a Firenze ci viene annoto dalla Sardegna, te lo dico io. Vabbè, ora però. È vero quello che Spalletti dice Petri, fammi finire. È vero quello che dice Petri, Corvino più conoscitore di pallone di Prade più politico, oppure comunque che abbiano due aspetti diversi, sì, che siano come posso dire, direttori sportivi con caratteristiche diverse, sì, però non va dimenticato, come non dimentichiamo il primo Montella, non va dimenticato il primo Prade. Perché il primo Prade portò dei giocatori che non erano, per l'amore di cielo, incredibilmente conosciuti, ma che furono poi decisivi in quella gestione. Però c'era Massià. Sì, comunque sia, voglio dire, c'era, sì. E ti devi sempre, e la bravura di un direttore sportivo e anche un allenatore, anche avere collaboratori bravi, no? Se no da solo è un problema. Per cui quest'anno ha fatto un colpo non da poco, perché Ribéry ci ha riempito gli occhi fino all'altro giorno. Certo. Quindi è portare, io non so, non conosco lo sviluppo della trattativa, perché non sono un appassionato di mercato, però portare un giocatore come lui a 36 anni, quindi oggi non ancora finito, non ancora bollito, a Firenze, insomma, non è una cosa da poco. E poi sono arrivati anche altri giocatori che, io sono sincero, quando hanno preso Lirola, io ero stracontento per la Fiorentina, perché l'avevo visto nel Sassuolo, era un giocatore che per me era preciso. Ora Lirola, che ha fatto?
chi l'ha visto? Ora ieri ha fatto una cosa bella, una in una partita, fine. Ora tocco un tasto delicato. Sentiamo. Perché no, per te, in lo realtà... fai dopo la pubblicità. Ci fermiamo, suggerimenti, il tocco delicato di Leonardo Petri. State con noi. C'è una accolta. La qualità della vita è determinata in buona parte dalla qualità degli ambienti in cui viviamo. Saint-Gobain e Logli Massimo hanno unito la loro esperienza nel campo del comfort abitativo per creare dei sistemi integrati di altissima qualità. Perché la qualità del nostro habitat determina la qualità della nostra vita. Abituiamoci al benessere. Kona Hybrid è qui. Nuova Kona 1600 Hybrid con DCT tua da €22.600, solo con finanziamento Hyundai Gold, anche sabato e domenica. Sempre aggiornata sulle ultime novità per il lavoro e per il tempo libero. Sempre pronta a soddisfare la clientela. Sempre all'avanguardia nella tecnologia su quattro ruote. Lo diresti che ha 70 anni? CAR, concessionaria Fiat, Lancia, Abarth, festeggia i suoi primi 70 anni. E tu, da quanto tempo la conosci? Scopri le ultime offerte nelle sedi di Firenze e Sesto Fiorentino. www.carfiat.it. CAR, muove la città. Caffetteria San Francesco, centralissima nel cuore di Prato, in via Santa Trinita 32. Aperta tutti i giorni dell'anno, dalle 7 alle 20. Perfetta in tutte le stagioni, disponendo di un dehor esterno riscaldato e di uno spazio interno di grande pregio storico. Colazioni, pranzi, cene e aperitivi, ma non solo. Disponibile per catering interni o esterni e per eventi aziendali o feste private. Eccoci qua, rush finale, c'era Vucci che doveva dire qualcosa oppure no? No, 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 c'era la considerazione... No, pensavo aveva fatto no, no, una battuta. No, cosa velocissima. No, ho sentito in Rai un opinionista ha detto una cosa giustissima. 3-3, incredibile ma vero, il Cagliari ha pareggiato. Joao Pedro ancora, doppietta. Anche loro c'hanno un Pedro, hai visto? Loro c'hanno anche Joao, però. Lui è rimasto Pedro e basta. Comunque ti la vincano alla fine. E disse questo opinionista che la Fiorentina è come il nuotatore che è in una piscina che dove non c'è mai un bordo. E il fiato va a finire finché non hai bisogno di aggrapparti al bordo della piscina. Il centravanti è quello, il centravanti è colui che la squadra si appoggia per salire, per, come punto di riferimento, come carisma, come gol. E a noi il centravanti, onestamente parlando di Pradè, l'unico grande difetto è che una volta che era sfumato, cioè doveva andare su un giocatore sicuro tipo Llorente, un giocatore di forte personalità, è già fatto.
il giocatore ci manca e quello è un attenuante grosso per Montella. La voleva toccare piano prima, l'ho interrotto, voleva dare un messaggio. No, io siccome do libertà a tutti, naturalmente rimanendo nei limiti, che secondo me nel ruolo di colui che deve costruire la squadra è necessario ci sia qualcuno che insomma abbia una conoscenza approfondita del calcio, dei calciatori, tecnica. E Pradè e Barone credo che da questo punto di vista farebbe bene ad avvalersi di una figura che potrebbe essere quella di Giancarlo, per esempio, cioè Dainelli. Io non lo so che ruolo hanno in questo momento e quanto partecipino alla costruzione della squadra. Sarebbe opportuno che comunque sia o loro o una figura come potrebbe essere Masià, farebbe comodo, a mio avviso, perché secondo me ci sono delle competenze che inevitabilmente, per motivi diversi, Pradè e Barone non hanno. Cioè, hanno tantissime altre qualità, però, ragazzi, il calcio è una roba dura. Va bene. Allora, è un gioco stupido per persone intelligenti. Questa è una dicitura nassiana, se vogliamo essere. Greta, prego. Allora, l'avvocato Magli si è addolcito troppo, bene averlo messo accanto a Petri. Perché la Fiorentina non prende Giovanni Galli come dirigente tecnico? Non c'è più Montiel con il Monza, lui vinse con 3 gol. I pronostici per martedì sera. Ecco, facciamo il giro di pronostici. Se non si passa il turno, davvero, cioè a quel punto. Se io il pronostico non lo fa nemmeno, no, perché se no si pensi il capo. No, ragazzi, se si deve pensare. Ora, Alberto, a parte, passare, a parte il Moncio, ho visto che lo fa giocare Zuccotti. No, Zurkowski, cioè io vorrei giocare Zurkowski, ma lo vorrei vedere una partita intera. Zurkowski bisogna giochi. L'Under 21 polacca gioca, Benassi gioca, cioè bisogna scindere un po' Pulgar e Badeli, provare una partita a farne giocare uno solo al centrocampo, sia uno o l'altro, però scindere e giocare con due un po' più dinamici come Benassi e Zurkowski, provare, ecco, questa Alberto, è la mia opinione. Secondo te? Sì, no. È chiaro che non passi il turno, se non passa il turno, cioè, non piglia nemmeno la macchina di sottopassaggio. Sì, infatti, cioè, piglia subito il punto e via. Tutto quello che ha detto Rocco Commisso non ha nessun valore, perché poi domani sera gli tocca. Ma dopo quello che è successo sabato, io credo che Fiorentina non sbagli, non possa sbagliare questa partita nella maniera più assoluta, deve chiuderla prima possibile e poi cercare di capire. Non so che squadra farà, ma se cambia qualcosa cercare di capire se i cambiamenti possono poi essere trascinati anche in campionato. Io lui deve cercare di mettere la formazione migliore, cioè non si può, fare la fine che fece Paolo Sosa con Scarpi. Però un migliore relativo. Un migliore oggi allora non è quella di sabato, sicuramente. I cambi rispetto a quella di sabato sarebbero tanti, sì. Se scegli chi salvi di sabato, io credo sia questo anche tutto figlio di quando le cose andavano bene, perché te per 8 giornate tu fai giocare sempre gli stessi 11 costantemente, cioè c'è gente nella Fiorentina qui che c'è una rosa non grandissima, cioè questo ha giocato finché andava bene con 13 giocatori, 14, cioè Benassi, che è quello che ha giocato di più, avrà giocato quanto? 20 minuti? Cioè c'è Zurkowski mai giocato, c'è Chiellini mai giocato. Posso dire una cosa sulla formazione? Sì. Che secondo me il campanello, diciamo il dubbio, gli doveva venire sui cambiamenti da fare, gli doveva venire quando vinceva, soprattutto quando ha vinto la partita con l'Udinese. In quella partita si è visto, secondo me, in maniera chiara, che allora si giocano Chiesa e Ribéry, e Chiesa e Ribéry hanno spazio. Diventano, come è successo a Parma, diventano micidiali. Ma se quello spazio te la devi andare a creare, allora è un problema. Con l'Udinese lo spazio non l'avevi, te lo dovevi creare. E Chiesa e Ribéry, no, Ribéry salta un uomo, ma trova sempre la folla. E serviva al centravanti. Allora se bisognava capire da quella partita lì, secondo me, che doveva giocare un centravanti con Chiesa e con Ribéry. E invece non è mai successo. E poi credo una cosa, l'ha dimostrato anche Conte, allenatore di tutt'altro levatura, che però è riuscito a tenere tutti i giocatori sulla corda, perché ne leva uno, ne mette un altro. Io ho visto anche Borja Valero, che non giocava da tanto tempo, però si è inserito e ha fatto una partita importante. Per cui anche la gestione del gruppo, per un tecnico, credo che sia importante mantenere tutti, mi farà giocare, non mi farà giocare. Cioè, questo credo che sia importante. O no?
È importante, sì, certo è importante. Per cui lui c'ha anche questo, certo, problema qua. Dicevo, lui, se lui li ha battezzato quelli buoni, quelli buoni di cui poi però ora arriva il momento in cui li serve, quelli, lui sostiene se è un po' buono, c'ha bisogno. E quelli li possono girare il manico, prego. E poi c'è sempre il suo discorso che la squadra torna sempre indietro, perché non hanno uno schema. Spesso palla al difensore, il difensore non vede il centromediano che va a ricevere palla e si ingolfa già lì. Guarda, non comincia mai un'azione in maniera fluida. Forse proprio da Ranieri che io sentivo un coro a Firenze, salta la panchina. Ragazzi, questo è emblematico del clima che si respira. Anche perché alla proprietà non gli può dire niente, per cui cioè, l'unico è l'allenatore che effettivamente poi non fa niente neppure per accattivarsi un po' la simpatia. Cioè, la sua risatina sempre, cioè, nel dopo partita, obiettivamente può dare. E poi lo sai cosa? Lui subentra a un allenatore, a un giocatore prima, un allenatore poi amato come Stefano Pioli, che veniva fuori da una vicenda. Che rimarrà sempre nel nostro cuore Stefano, quindi non era già facile il compito sostituire Pioli, e poi c'è stata tutta una serie di circostanze e alla fine però bisogna stare calmi, andare avanti, avere fiducia in Rocco, vero, certo, Boato? Fiducia in Rocco, fiducia in Rocco e andare avanti, via. Perfetto, noi siamo arrivati in conclusione, è stato un piacere come sempre parlare di pallone. Certo. Grazie a Leonardo Volci. Grazie a voi. Alberto Polverosi, grazie. Grazie a voi. Spero che tornerai a trovarmi. Volto, fa piacere. Volete. Leonardo Petri, ciao. Buonanotte. Avvocato Magli, è stato un piacere. Buonanotte a tutti. Un bacio a Greta Beccaglia. Buonanotte, grazie. Noi ci ritroveremo qua lunedì prossimo a partire dalle ore 21:15. Grazie a tutti e buonanotte. Questi va, Filippo.